Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, stasera ovviamente oggi una prestazione direi imbarazzante sotto ogni aspetto. Io ho messo la foto del mister perché io penso che alla fine, cioè ho aspettato a fare il video perché volevo sentire le dichiarazioni, perché oggi volevo sentire dichiarazioni del mister. La partita la analizzo così, perché voglio dire, scusate, perché veramente oggi è stata una cosa imbarazzante sotto ogni aspetto. Benedetti farebbe bene, arrivato a un certo punto, anche ad azione regolata, forse non dico a cambiare mestiere, perché sarei troppo aggressivo in questo. Birindelli sarebbe ora che andasse a fare qualcos'altro. Perilli bravo, Perilli bravo, incolpevole su ogni rete, incolpevole. E il mister viene fuori a dire: abbiamo preso gol, 4 calci piazzati. Cioè, voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Ha messo dentro una formazione, non lo so io. Poi per quanto riguarda la società e per quanto riguarda, diciamo così, il calcio mercato, gli errori li stiamo vedendo tutti, Gli errori li stiamo vedendo tutti. Poi è stato dato via in grosso per tenere Benedetti, ma io avrei dato via Benedetti e tenuto in grosso magari, Anche questa. Allora, andiamo a vedere cosa dobbiamo vedere. Dobbiamo vedere Benedetti che dopo 10 minuti fa un retropassaggio. Se così si può dire. Io direi che fa un assist più che un retropassaggio. Poi gli va addosso. Chiaramente l'arbitro è stato costretto a fischiare il rigore e a buttarlo fuori. Che è come dal regolamento, se né più né meno. Parliamoci chiaro. Siamo già sull'1-0. La ciliegina della torta, ciliegina sulla torta, l'ha messa Benedetti, 2-0. A quel punto le cose si fanno veramente complicate, no? Si fanno veramente complicate. E andiamo a vedere le sostituzioni. Meroni per Siega, no? E niente più. Squadra allo sbando. Abbiamo perso la lucidità in tutto e per tutto. Nel primo tempo proprio eravamo proprio fuori da ogni, non si riusciva al centrocampo, veramente non lo so io, centrocampo inesistente, fraseggio proprio, non si sa neanche cosa sia, e non arrivavano le palle alle punte, quindi non c'è niente da fare, no? E va bene, e finisce qua. Poi vabbè, sì, secondo tempo non cambia niente, anzi piove sul bagnato, perché alla fine è dovuto entrare Pisano su Meroni, fa male, si infortuna. Quindi allora io dico, no, santo Dio, ma metterlo prima Pisano no, facciamo giocare Benedetti e Birindelli. Poi leva finalmente Birindelli e mette Mari, Palombi per Masucci. Ma Billy, no? No. Questa è stata la partita. La partita è stata questa, ragazzi. Io non... Cosa c'è da analizzare? Io ho sentito il mister, cioè, ma voglio dire, ma c'è da mettersi le mani nei capelli con quello che ha detto. Cioè, hai fatto 8 partite e hai preso 20 gol. L'anno scorso ne ha presi 38. Voglio dire, ma la media sono 4 gol a partita che prendi, Cioè, magari, ma te ne rendi conto o no? Cioè, ma la società se ne rende conto o no? Il presidente se ne rende conto o no? Direttore generale, Gemmi. Cioè, voglio dire, ma cosa aspettiamo qua a trovare di meglio? Cioè, voglio dire, la difesa, cioè, ragazzi, o troviamo rimedio o si va in Serie C, Non è che c'è tante vie di sorta, non c'è altra strada, Voglio dire, o si trova di meglio,
a questa situazione. O ci va in Serie C, ma diretti. E vedete voi, desvincolati, che ci vogliono difensori centrali. Ma come anche? Ma la svetta pure. Cioè, anzi, devono essere già arrivati. Ma ragazzi, ma cosa stiamo facendo qui? Ma un assurdo, la centesima panchina del mister. Cioè, devo puntare il piede e dire no, io voglio due difensori centrali perché quest'anno mi servono. Cioè, e basta. Era contento la squadra, sei contento? Va bene, sei contento te? Noi no, io no, no. Ma da quant'è che lo dico? Da quant'è che lo dico? Ma io non lo so. Ma ci abbiamo cucciti negli occhi. Qui quello che non funziona è la difesa. Quindi la difesa non macina, non lavora come deve lavorare, non arrivano i palloni e basta. Centrocampo, boh, ma per forza. Marconi, una bella rete, inutile, ma bella. È notte fonda, ragazzi. È notte fonda. Non c'è niente da fare. Cittadella ha meritato, va bene, io Cittadella ha meritato perché ha meritato obiettivamente, che dire, Cittadella ha meritato, ti ha tenuto sotto pressione, in difesa non sei nessuno, perché noi in difesa non siamo nessuno, va bene, boh, non lo so. Poi, mister, cosa dice? Lo sport è una metafora della vita. Lo sport è una metafora della vita. No, ma, cioè, voglio dire, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Io ho visto i ragazzi molto giù. Lui ha visto i ragazzi molto giù. Vabbè, io cosa devo dire più? Cosimino è venuto meno. E dispiace perché è un grande tifoso, un grande ultra. E non, cioè, voglio dire, anche giusto per rispetto. Invece niente. Oggi, cioè, non ho parole, mi sono sentito con Matteo. Poi ho messaggiato anche con Alessandro, cioè nel senso, boh. Saluto Fabio. E mi raccomando, andate a vedere la pagina di Pisa SC fanpage. Su Instagram, Pisa, il sito spagnolo. Tipo Pisa, che vende tutti i gadget della nostra società. Quello che dovevo dire l'ho detto. Non voglio aggiungere altro perché non sono in condizioni di poter aggiungere altro. E tanti aspettavano il video, messaggiato, qualsiasi video l'ho fatto, lo faccio. Questa è la situazione del Pisa. Ragazzi, io per questo video la chiudo qua. Commentate se ritenete che io abbia detto qualcosa che non va, se ritenete di dover difendere il mister, se ritenete che abbia detto bestialità, assurdità, ditemelo nei messaggi, nei commenti, scusate, che dire più, sono una bestia, perché non è possibile, lo sport è una metafora della vita. Avete capito, ragazzi? Lo sport è una metafora della vita. Benissimo, io con queste parole la chiudo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E io vi ricordo una cosa, Pisa resta e tutto il resto passa. Anche gli allenatori passano. Alla prossima!